Se c'è un fatto di cronaca che negli ultimi anni è diventato il simbolo della violenza sulle donne, ma anche l'emblema di come da un dramma ci si può rialzare e ricominciare a vivere, quella è sicuramente la vicenda di Lucia Annibali. Una storia, quella dell'avvocato pesarese, colpita al volto dal lancio di acido solforico nell'aprile del 2013, che rivivrà questa sera sul piccolo schermo, su Rai 1, a partire dalle 21:20. Una storia vera, tratta dal libro scritto dalla stessa Lucia Annibali con Giusy Fasano. Ad interpretare la protagonista di questo film sarà l'attrice Cristiana Capotondi. Io ci sono è stato coprodotto da Rai Fiction e Bibi Film ed è stato diretto dal regista Luciano Manuzzi. Furono tante le operazioni di ricostruzione chirurgica a cui l'avvocatessa venne sottoposta e la sua fu una grande sofferenza. Allo stesso tempo Lucia Annibali però trovò il coraggio per andare avanti e lottare per ottenere un po' di giustizia per il male che le era stato causato. Ben presto si scoprì che il mandante di quella tremenda aggressione era stato proprio il suo ex fidanzato, l'avvocato Luca Varani, che nel film sarà interpretato dall'attore Alessandro Averone. Lei sarà in una parte un po' quella del cattivo. Sì, la parte di Luca Varani e, diciamo che è stata un'esperienza molto particolare, molto bella, e, anche proprio per il fatto che abbiamo girato proprio lì nei luoghi dove la presenza anche poi di Lucia sul set. Quindi diciamo che anche se la preparazione o poi il mio lavoro è stato cercare di restituire un personaggio dove la parte buia insomma prevale, in realtà la lavorazione è stata un'esperienza molto bella, molto anche solare, devo dire la verità. Un film quindi che accende i riflettori sul femminicidio e sul dramma delle tante donne vittime, come dire, di un amore malato. Moltissimo, sia con il regista, la troupe, con Cristiana, è stato proprio, e anche con Lucia, cioè nel senso che il rispetto con cui sono stati trattati gli argomenti e anche una fiducia, no, nei confronti di qualcuno che andava a raccontare una storia, hanno contribuito tantissimo a fare in modo che noi attori potessimo cercare di lavorare in un clima il più possibile rilassato e cercando, perché poi spesso quando il clima è così uno riesce a lavorare molto meglio, no? La forza interiore, il coraggio e la determinazione di una donna che nella tragedia ha avuto la capacità di rialzarsi e trasformare la sofferenza in voglia di vivere e sete di giustizia. Un film, come detto, contro il femminicidio, ma anche un messaggio di speranza per tutte le donne, a dimostrazione che dalle catene di un amore malato ci si può comunque liberare. È come dire una cicatrice profonda che solo la dignità e la forza incrollabile di Lucia Annibali sono riuscite a rimarginare, ribadendo sempre a gran voce che l'amore non può tollerare nessuna forma di violenza.